Siamo costantemente alla ricerca di una situazione diversa da quella in cui ci troviamo. Vogliamo sempre qualcosa di nuovo, vogliamo un nuovo lavoro, un partner diverso, cambiare casa, trovare un'altra situazione. Ma la domanda è: cosa ci fa presumere che la nuova situazione a cui aspiriamo sia migliore o diversa da quella che lasciamo? Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o, come spesso mi si definisce, qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome a volte per ottenere dei risultati occorre fare dei cambiamenti, di questo parliamo oggi. Cambiamenti, dicevamo, sembra un'ossessione, siamo sempre alla ricerca di un qualcos'altro che non riusciamo a definire, abbiamo questa agitazione, questa inquietudine interiore che ci spinge sempre a cercare qualcosa di diverso. Io mi ricordo che parecchi anni fa, una quarantina d'anni fa, mi trovavo ad aspettare qualcuno in un paesino dell'entroterra ligure. A quell'epoca era ancora parecchio arretrato, si parlava solo in dialetto. E sento due casalinghe del paese che parlavano tra due balconi e commentavano il fatto del giorno, ovvero spettegolavano a proposito di qualcuno che aveva lasciato la moglie, all'epoca era ancora una cosa che creava scandalo, aveva lasciato la moglie per qualcun'altra più giovane o non so bene, insomma, cose così, drammi paesani. E io mi ricordo che a un certo punto una delle due, nella sua saggezza, della persona col massimo poteva avere quinta elementare, se ne esce con questa frase da stampare nella pietra. Cioè, cosa gli fa credere che quella nuova si comporterà in maniera diversa da quella vecchia? Ed effettivamente questo è un problema che non ci poniamo. Qui non si tratta affatto, attenzione, di difendere lo status quo o di tirare fuori appunto la saggezza popolare dicendo chi lascia la strada vecchia per la nuova sa quel che lascia, non sa quel che trova, ma semplicemente di renderci conto che alcune situazioni dipendono dai ruoli che uno interpreta. Voglio dire, ripeto, oggi le cose sono talmente normali che già il concetto di amante è ridicolo, ma appunto l'amante per forza di cosa vince sempre sulla moglie, perché con la moglie deve affrontare tutti i problemi quotidiani, problemi di soldi, cose da risolvere, mentre all'amante riservi ovviamente i tuoi momenti migliori e di solito ti ci diverti soltanto. L'evidenza ci dice che nel momento in cui l'amante prende il posto della moglie si comporta esattamente come si comporta una moglie. Quando cambi ufficio e l'altro capo ufficio si comporterà esattamente come il primo. Come sa chiunque osservi la situazione politica attuale, è molto comodo fare i rivoluzionari finché stai all'opposizione, nel momento in cui arrivi finalmente a prendere il potere ti rendi conto che le situazioni sono diverse e indifferente da chi vada su avrà sempre gli stessi modi di operare, perché sono quelli necessari alla situazione. Non faccio ovviamente riferimenti politici, è semplicemente una constatazione. Quindi, tornando a cose nostre più piccole, in realtà noi cerchiamo sempre qualcos'altro perché per varie ragioni non ci piace la situazione attuale e pensiamo che un'altra potrebbe essere migliore. Ora, attenzione, quando c'è un parametro chiaro di riferimento, questo è assolutamente possibile. Se io cerco un posto di lavoro migliore, pagato meglio o più vicino a casa, o trovo delle situazioni diverse in cui mi sento più a mio agio, è chiaro che questo è un sogno da perseguire. Ma io parlo del fatto che questa
ansia di cambiamento è semplicemente insoddisfazione del presente. E il punto è che nel momento in cui noi non siamo in grado di apprezzare il presente, ci sarà sempre un laggiù che ci sembrerà più attraente. Il punto è che se non siamo in grado di apprezzare ciò che abbiamo, e non dimentichiamoci, non vorrei essere considerato, non vorrei fare della morale da quattro soldi, ma pensa alla tua giornata più brutta, più devastante degli ultimi tempi e pensa che per qualcun altro quella giornata orribile e devastante probabilmente rappresenta un sogno mirabolante, miracoloso da raggiungere. Per cui voglio dire, per quanto brutta ti sembra la tua situazione, ci saranno milioni di persone che te la invidiano. Quindi il punto è, nel momento in cui non siamo in grado di apprezzare la situazione in cui ci troviamo, il che ovviamente non impedisce di pensare a un miglioramento, perché si può sempre migliorare, ma se non siamo in grado di apprezzare la situazione in cui ci troviamo, quasi certamente non saremo in grado di apprezzare la successiva. Se non siamo in grado di rapportarci positivamente a un certo partner, probabilmente potremo cambiarne 50 e riprodurremo sempre le stesse situazioni. Come diceva Seneca, possiamo cambiare il cielo sotto cui ci muoviamo, ma se non cambiamo il nostro animo, le situazioni saranno sempre le stesse. Allora, senza ovviamente rinunciare, ci mancherebbe altro, all'idea di migliorare e crescere e provare nuove direzioni, ricordiamoci che nel momento in cui noi attribuiamo a questo cambiamento una maggiore soddisfazione o una maggiore felicità, questo di solito non avverrà. Buon proseguimento di serata.